infrarossi. No, ti si vede. Allora, io ho bisogno di un po' di volti femminili. Sì, si vede, si vede. Si vede, si vede. Dici, dici, di qualcosa. Siamo qui stasera siamo qui per vedere una donna vincente. Ah? Che non sei te, però. Non sono io, ma è lei. È là. Per noi è già una festa, perché essere arrivati qui dopo 73 anni al primo ballottaggio storico di questa città è già un qualche cosa di incredibile che non è mai successo, e quindi ci sentiamo già un pochino orgogliosi di quello che per adesso abbiamo fatto. La persona che vi presento adesso è quello che per noi è il candidato vice sindaco, e che per il nostro speriamo tutti che sia il prossimo vice sindaco di questa città. È un ragazzo straordinario che ha dato tutto, anima, tempo, cuore, è veramente fatto un lavoro pazzesco ed incredibile. È veramente con gioia che io faccio salire su questo palco Patrick Cavina, perché questo ragazzo si merita davvero tutto. Patrick. Grazie a tutti, farò un evento, no, un evento, farò un intervento veloce, a parte che non vi vedo quanti siete, farò un intervento veloce perché comunque abbiamo ancora alcune ore per convincere gli indecisi e quelli che ancora ad oggi votano quella costaglia di sinistra che a Imola ha già governato da oltre 70 anni. Molti però non si ricordano per quale motivo 5 anni fa noi ci presentammo. Perché comunque già non ci rappresentavano più. Adesso venite a vedere, e siete abbastanza, siete in tanti, siete in tanti. 5 anni fa, quando ci presentammo in consiglio comunale, eravamo 5 candidati, 5 consiglieri che siamo entrati. In 5 anni siamo stati l'unico gruppo politico che non ha cambiato bandiera. Siamo stati l'unico gruppo che non è passato in maggioranza o ha creato una lista civica nel gruppo misto. Nulla, siamo stati gli unici che hanno rappresentato i cittadini perché sono stati votati grazie al Movimento 5 Stelle. 5 anni fa in consiglio comunale entrammo circa in questo periodo, intorno al 10 di giugno. Dopo 3 mesi l'ex sindaco, che ora è senatore, ma può darsi che a breve venga anche mandato a casa, perché comunque pende su di lui una inconferibilità da senatore. 5 anni fa, dicevo, dopo 3 mesi l'amministrazione comunale decise di aumentare le aliquote addizionali sull'IRPEF e sulla TARES. Dopo 3 mesi che si era insediato e nel programma elettorale non aveva nulla. Voi calcolate che era lo stesso sindaco che aveva amministrato questa città fino al 2013, fino a pochi giorni prima delle elezioni comunali. Senza dire nulla a nessuno, è arrivato il Consiglio Comunale questa delibera ed ha aumentato le aliquote comunali di oltre il 60%. Questa roba qui bisogna dirlo a chi ancora oggi vota questo partito, chiamato Partito di Sinistra, Partito Democratico. In questi 5 anni abbiamo visto di tutto. Quello più eclatante è la famosa ampliamento della discarica, che nulla era scritto nel loro programma né di coalizione né di Partito Democratico. Un programma che non prevedeva l'ampliamento di oltre 12 milioni di euro e grazie al ricorso di comitati al momento è stato bloccato grazie al TAR e grazie anche al Consiglio di Stato. Poi adesso salta fuori la candidata del PD di questa coalizione di sinistra che dice: ah, ma adesso vedremo, perché se in analisi analizzano che sono dei problemi, poi noi non l'apriamo mica la discarica. Intanto abbiamo già speso 120.000 euro per fare il progetto, intanto, e sono soldi pubblici, non sono soldi privati, e poi mettono a bilancio 12 milioni di euro in questi 5 anni. Qual è l'intervento più importante che hanno fatto? Sono 2 centri sociali / 3, quasi 2 milioni di euro per 2 centri sociali. Mentre in Imola abbiamo delle scuole che abbiamo denunciato da 5 anni in consiglio comunale, che hanno dei livelli di sicurezza sismica inferiore al 40%. A Imola abbiamo 42 edifici scolastici, la metà ha un livello di sicurezza sismica inferiore al 40%. Cosa è stato fatto in 5 anni? Nulla, a parte una palestra che era, diciamo, non a norma dagli anni 80, quando ancora ci andavo io che ero giovane. Quindi tutti interventi solo per avere dei consensi elettorali. Domenica ci aspetteremo sicuramente molti over 70, over 80 che ancora votano questa coalizione, ma noi ci aspettiamo anche dei ragazzi e anche degli anziani che hanno aperto gli occhi, che hanno coraggio, perché dentro ai seggi nessuno vi vede, siete liberi, potete votare il cambiamento, finalmente possiamo cambiare questa città. Noi ci metteremo tutto l'impegno, abbiamo una squadra di assessori che abbiamo quasi tutto già presentato ai cittadini. È la prima volta, non è mai successo.
che un gruppo politico che potrebbe amministrare questa città mette nero su bianco i propri assessori. È una cosa straordinaria, è un indice di trasparenza nei confronti dei cittadini. È bellissimo, poi sono tutte persone competenti, una la conoscerete tra poco, Ezio Roy, l'ex pretore di Imola, sta per noi l'assessore alla sicurezza. Oppure abbiamo anche una ragazza che si occupa di sanità, una ragazza che lavora in ospedale e quindi conosce bene. Oppure abbiamo anche un insegnante, la nostra ex consigliera Claudia Resta, che lavora nelle scuole e sa cosa significa lavorare in una scuola. Quindi per la prima volta abbiamo veramente la possibilità di cambiare in meglio questa città. Possiamo resettare per 5 anni Imola. Poi ne parliamo, intanto la resettiamo per 5 anni. Io mi fermo perché ci sono altri ospiti. Grazie mille. Ora lascio la parola a un nostro candidato, Fabiano Cavina, che molti lo conoscono, ed è uno alla Di Battista che gli piace caricare le folle. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Non c'è molto tempo, vi dico semplicemente una cosa. Quante volte ognuno di noi è stato e ha voluto davanti alla televisione, ha voluto stare davanti alla televisione e sognare di essere Paolo Rossi quando ha segnato i gol nell'82. Quante volte avremmo voluto essere lì, guidare un'automobile 300 all'ora nella finale del campionato del mondo. Oggi siamo noi che possiamo essere protagonisti, con una croce, senza andare a Roma, senza fare rivoluzioni. Dobbiamo cambiare questo comune. Ma non perché c'è uno che si chiama Giovanni, che è candidato dall'altra parte, o Antonella, o Sofia, o Fabiano. È sbagliato il modo di fare politica dall'altra parte. Ce lo dobbiamo mettere in testa. È questo il momento se vogliamo cambiare. Se no per altri 5 anni dobbiamo stare zitti. Non serve niente dopo venire ai nostri banchetti formativi a lamentarsi. Non serve, ma non perché noi non vi vogliamo bene. Perché noi siamo cittadini come voi, non siamo diversi da voi. Abbiamo dei figli come voi, abbiamo degli amici come voi, abbiamo combattuto per la discarica, stiamo combattendo con l'ospedale, siamo in prima linea, lo sapete che a livello nazionale c'è 74,6% di acqua delle reti fognarie e dell'acqua pubblica che gira su tubatura di amianto. Imola uguale, ma era, mi dice, sì, ma noi quando si rompe le accomodiamo, quando si rompe un tubo d'amianto, l'amianto va in circolo, si muore col mesotelioma. Lo vogliamo capire noi, questo è il momento. Voi siete tutti cittadini di Imola. Siamo tutti qui per vincere, ma non vincere per me, che non mi interessa, faccio già il giardiniere. Non ho bisogno dei vostri soldi, del vostro stipendio. Voglio il vostro voto, perché lo cambiamo adesso il paese, non domani. Se vogliamo vincere, se no teniamo il paese com'è. Noi siamo persone democratiche, se il 25 mattina hanno vinto gli altri, democraticamente diciamo va bene. Ma non posso credere che ancora, dopo 70 anni, noi non vogliamo diventare padroni della nostra città. Lo sapete cosa vuol dire questo? Che voi dal 25 mattina in poi potete venire in comuni, in ogni ufficio, a dire qualsiasi cosa che secondo voi non va o si può... Devo già andare via? No. Vabbè, secondo voi ci si può cambiare o no? Questo è partecipazione, è rendere i cittadini partecipi su quello che sono le decisioni. Sull'autodromo piuttosto che sulla discarica, che non esiste più la discarica, è chiusa. Noi la vogliamo bonificare, fare pagare le spese che ci saranno per la bonifica a chi ci ha mercificato sopra. Non lasciarla ai nostri figli, è l'Econda. Guadagnate i soldi, poi lasciare a noi i debiti. Io quando sono nato, vado via subito, vi dico l'ultimo. Quando sono nato, il 14 maggio del 1962, una bellissima giornata. Riporti benissimo. Grazie. Sono nato, avevo 10 milioni di euro di debiti, 10 milioni di lire di debiti. No, di 10 milioni di sesterzi. Di debiti, ma non perché ero Cavina Fabiano, perché ero un cittadino, sono un cittadino italiano. Oggi, dopo 40 anni che lavoro, mi giro, ho 40.000 euro di debiti. E io li ho fatti lavorando 40 anni della mia vita. È ora di finirla. Che loro si ingrassano e noi no, vogliamo un paese più giusto per tutti. Bravo. Andate a votare, ditelo a tutti di andare a votare, se vogliamo veramente cambiare Imola. Grazie a tutti. Il prossimo è Ezio Roy, è un pretore, un avvocato, è un magistrato. Io non ho neanche la terza, ho la terza media e basta, pensi che differenza. Uomo del popolo. È un grande.
È un grande Fabrizio, è un grande perché è uno di noi, uno del popolo. Questa è la città di Andrea Costa, non so se ve ne ricordate, al PD non se ne ricordo, no, perché Andrea Costa è un personaggio scomodo, perché era un uomo che lottava per la sua città, per la sua gente. Il PD qua si è dimenticato della sua città e della sua gente. Il vento però è cambiato. Pensate che nel tema di greco, al liceo classico, hanno dato un brano dell'Etica Nicomachea di Aristotele. È cambiato il vento, perché nell'Etica Nicomachea si parla di etica, di morale. C'è un altro governo della Repubblica. L'etica, le regole. Noi siamo per le regole, noi siamo per la giustizia. Noi non siamo giustizialisti, noi siamo, vogliamo essere giusti, che è una cosa molto diversa. Qua parlano di garantismo, il PD, non solo il PD, anche Forza Italia. Peccato però che usino quel termine solo per garantire i farabutti e non garantiscono gli onesti. Lo dico con amarezza, perché per chi ama il proprio paese, la constatazione di una cosa del genere porta molta amarezza. Noi vogliamo riportare a Imola in concreto il Palazzo di Giustizia, perché il Palazzo di Giustizia è il palazzo in cui i cittadini si ritrovano per chiedere la soluzione dei loro problemi, i problemi della giustizia. Ci sono cose che per forza devono essere risolte da altri. Ci sono i giudici per quello. A Imola c'erano i giudici da 2 secoli. Ma questi governanti che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni hanno pensato di eliminarli. Così che hanno eliminato il difensore civico. Perché questi sì, come vi dicevo prima, sono garantisti ma a senso unico. Cioè garantiscono se stessi e basta. Vogliono anche eliminare l'ospedale o parte di esso da Imola, ma contro una cosa del genere noi ci batteremo come leoni. Noi non vogliamo che vadano via i reparti dell'ospedale di Imola, ma chiediamo invece che vengano potenziati. Ve lo dico perché io vengo da Budrio, dove hanno smantellato un ospedale che funzionava in modo egregio. Qui noi ci faremo a costo di fare lo sciopero della fame se sarà necessario, o faremo la resistenza passiva. Diventeremo gandiani, ma non possiamo tollerare che i servizi più importanti per i cittadini vengano eliminati. Dobbiamo riportare i servizi importanti vicino ai cittadini, non lontano dai cittadini. E questo è il compito che ci impone la Costituzione della Repubblica e che ci chiedete voi, perché noi dobbiamo ascoltare voi, non il partito, non Roma, non Bruxelles, non Strasburgo. Noi dobbiamo ascoltare i cittadini. Se ogni tanto non mi sentite, non so, forse ogni tanto il microfono sale. Solo comune. Abbiamo anche il governo della Repubblica e quindi insisteremo anche col governo della Repubblica. E insisteremo forte, credetemi, su questo io sono molto ostinato. Noi siamo molto ostinati, noi saremo tutti ostinati e questo ve lo posso promettere. Vi ringrazio di essere venuti. Tanti. Mi dispiace che siate un po' lontani, qualcuno mi ha detto ma e queste ringhiere, dico, purtroppo ci sono le istituzioni, ci sono ragioni di sicurezza. Possiamo prendere i comuni, io sono la dimostrazione, tra l'altro ci pensavo adesso, Cattolica è proprio l'ultimo paese della Romagna e Imola è un po' il primo, quindi quale migliore occasione per cominciare a fare, no, una cosa strategica anche di accerchiamento a questa ragione, perché come dicevano i romani, no? Questa presa a tenaglia, che sarebbe veramente perfetta. Ho una particolare emozione. Ieri ho compiuto 2 anni di mandato e a vedere la sindaca così che parlavo con i cittadini, sentire questi ragazzi che saranno i vostri consiglieri, mi è tornata l'emozione di quei giorni, perché è stato incredibile veder crescere l'interesse della gente verso quello che veramente è un cambiamento. Mi faceva sorridere prima, ci prepariamo un po' prima di parlare, guardavo i commenti, è venuto l'ex ministro Calenda ancora con la storia che noi siamo bravi solo a protestare, non siamo bravi, guardate, in 2 anni
abbiamo provato un po' che ingessato dalla politica, i cittadini erano veramente bloccati. Quelle due o tre regole giuste, regolamento urbano edilizio uguale, abbiamo bisogno di sistemare i nostri stabili con delle regole sismiche, con risparmio energetico, abbiamo un patrimonio veramente vecchio, dobbiamo aiutare quei cittadini, quegli imprenditori che vogliono fare queste cose, e lo facciamo. Ovviamente ci vogliono regole precise, che le abbiamo nelle nostre 5 stelle, per noi è facile governare. Potrei parlarvi del fatto che la bandiera blu è tornata a sventolare a Cattolica, perché prima di tutto bisogna pensare all'ambiente, quindi certo che ti fa piacere far vedere la Piazza Nuova, ti fa piacere far vedere il cantante di grido, ma è inutile che abbiamo il cantante di grido in piazza e poi ci abbiamo la cacca quando andiamo a fare il bagno al mare e siamo un paese turistico, quindi questo è una delle cose importanti. Potrei dirvi che i numeri del turismo già quest'anno crescono a doppia cifra, ma non ve lo voglio dire queste cose, perché lo so che anche la Manuela farà crescere al grande questa città. Quella che vi voglio dire è la cosa di cui io sono più orgoglioso, che al secondo consiglio comunale abbiamo approvato con una delibera e amministriamoci l'abbiamo chiamata. Abbiamo messo due consiglieri in ogni comitato di quartiere per ascoltare i cittadini, perché li vogliamo avere vicino. Ora il futuro consigliere diceva andate tutti i giorni in comune, può diventare scomodo, ma siamo capaci di ascoltarvi, di venire noi da voi, di sentirvi, perché quello che li sconvolge di più a quelli che per 72 anni hanno governato Imola e che per 70 anni hanno governato Cattolica, lo sapete cos'è? Che abbiamo ribaltato la situazione, che siete voi i datori di lavoro e noi siamo i dipendenti. Imola, vi chiedo un grande favore, io non voglio più essere l'unico sindaco del Movimento 5 Stelle dell'Emilia Romagna, basta! Ciao Imola! Ma cosa avete fatto? Siete matti, 30% a Imola. Guardate che questi ci picchiano, Cioè non è una cosa normale, quanti di voi hanno già ricevuto pressioni? Quanti hanno ricevuto la telefonatina, il messaggino, attenzione che la società sportiva non avrà più il finanziamento, guarda che quella cosa lì che la seguiva tuo papà adesso, a tutti, perché questo è il sistema. E qui dopo 73 anni avere questa occasione, aver preso il 30% al primo turno, è già qualcosa di incredibile, è qualcosa di veramente, è come prendere il 70% in altri comuni, perché vuol dire che avete fatto qualcosa, abbiamo fatto qualcosa di straordinario, stiamo stappando la cappa. Qui attenzione che se si vince resta su solo la rocca, tutto il resto viene giù. Bravo! E sono terrorizzati, li vedo, li sento, mi chiamano, hai dei sondaggi, dico sì, siamo in testa dell'1%, non so un cazzo. Sono nel panico totale, perché lo sanno che qui c'è la cassa del partitone, della ditta, sono venuti tutti, anche se si odiano per finta, qui sono venuti Bersani, Prodi, Del Rio, Gentiloni, tutti qua, tutti. Perché lo sanno benissimo che se si iniziano a guardare le carte da qua, se si iniziano a vedere i miliardi di euro che si muovono da qui, allora può veramente venire giù un sistema che ha governato questa regione e questa città metropolitana di Bologna in maniera marcia. Questo sistema è marcio. Loro adesso si attaccano, il governo, fascisti, populisti, si chiudono con la Repubblica delle Idee. Sappiate che la Repubblica delle Idee va a Bologna e ha tutti gli spazi gratuiti, non succede a nessun altro. Ha il gioco del lotto come sponsor, che a Bologna nessuno può pubblicizzare il gioco d'azzardo. Ma loro possono avere le piazze, Palazzo Renzo, solo quello sarebbero 14. L'hanno usato peggio di Berlusconi. Hanno fatto qualcosa di veramente incredibile, ora stanno lì e non più un voto. E qui sanno che hanno la parata. Qui non a caso si è candidato Casini a Bologna.
Il racconto è stato, lui è stato così bravo che ha preso i voti dei centristi perché adesso il mondo sta andando avanti. No, lui è stato messo a Bologna perché a Bologna era l'unico collegio dove sapevano che avrebbe vinto anche Nonna Papera. Allora qui c'è una grandissima occasione e già aver ottenuto questo risultato, credetemi, fa tremare i polsi a loro. Gli fa tremare i polsi. Se domenica sera si vince, succede qualcosa di importante, non è un comune che si prende. A Cattolica abbiamo ottenuto un grande risultato con Mariano, ma prendere qui equivale a prendere un grande capoluogo. Vincere Imola sarebbe qualcosa di straordinario. Ho visto il manifesto della Cappello senza simbolo, perché giustamente si vergognano dopo tanti anni a mettere il simbolo del PD. E lo slogan è Imola guarda avanti, però lei guarda di lato, fateci caso. Non guarda avanti perché sta vedendo la San Giorgi qui che spinge e che la sta superando. Dovete oggi, domani, stasera, domani parlare con tutte le persone che vorrebbero andare al mare, che sono un po' stanche, che sono disilluse, che guardano solo la TV e si stanno facendo un'idea sbagliata, corrotta del Movimento 5 Stelle, che non credono alle battaglie che porta avanti la Manu, Patrick Cavina, tutti gli altri ragazzi. Qui c'è un gruppo veramente straordinario. Facciamogli l'applauso perché sono veramente grandi. Potevano, come tanti altri, aspettare un giro per andare in diventare consiglieri regionali, eurodeputati. Invece il cuore ce l'hanno qui. Lo sanno che abbiamo costruito qualcosa di particolare qui tutti insieme e quindi hanno deciso di ricandidarsi. Quindi mi raccomando, Riccardo, vieni Ricky, è ministro per la democrazia diretta ed è per me un'emozione incredibile, per quello che facciamo su Rousseau, per quelle che sono le battaglie del movimento dalla sua nascita ad oggi. E ci tengo a dire una cosa anche qui, che quando noi al governo, se Renzi o Brunetta raccolgono 350.000 firme e le portano, grazie al Movimento 5 Stelle dei popoli dell'invito, grazie anche a voi di essere qui, complimenti, perché il tempo non era sicuro. Sì. E insomma, ho cercato di pensare e cosa racconto adesso ai miei concittadini di questi giorni. E stavo guidando e, scusate, mi è venuto in mente una cosa. Io vi volevo raccontare prima di tutto questa cosa qui. Io sono venuto qui con la mia auto a metano, senza scorta, e già questo secondo me è un grande cambiamento. Eppure volevamo cittadini nelle istituzioni, siamo cittadini nelle istituzioni. Facevano le cose per noi e le cose peggioravano. Eppure le cose peggioravano. E poi noi siamo andati lì, abbiamo svelato il meccanismo delle istituzioni, quello che succedeva lì. E abbiamo fatto capire a tutti in realtà. Questa è la sfornata. E poi abbiamo questa sera. Nel 2015 siamo venuti, diamo al governo anche in questo comune, perché se cambiamento deve essere cambiamento nei comuni, nelle regioni, nei municipi, ovunque, perché è il momento di voltare pagina in questo bel paese. Per eliminare le opere inutili, ma serve solo a Danilo Toninelli. Speriamo di fare un buon lavoro, grazie Riccardo, ricordati che tu hai la responsabilità di abolire i vitalizi, eh. Ricordateci che se entro il 2018 non li aboliamo, no, sto scherzando, ce la faremo e sarà uno dei primi straordinari buoni esempi che vengono dati dall'alto, cioè dalla politica, e che da tanto tanto tempo noi cittadini italiani normali, straordinariamente normali, ci aspettiamo. Allora, innanzitutto complimenti a Manuela San Giorgi, perché essere al ballottaggio in una città tanto importante quanto difficile come questa è veramente il sintomo di aver fatto un lavoro straordinario, di essersi fatti capire dalla cittadinanza e che si può cambiare qualcosa. Una lista civica, il Movimento 5 Stelle, Manuela San Giorgi, tutti i loro candidati consiglieri, tutti gli attivisti, chissà quanti, ce ne sono qua in mezzo contro quante liste c'erano, Manuela, 10, 15,
una marea di liste, liste finte, finti partiti che si nascondono. Ricordatevi che noi ogni elezione amministrativa, poi certamente Luigi ve lo racconterà ancora meglio di me, ad ogni elezione amministrativa dicono che il Movimento 5 Stelle è in difficoltà. Poi guardate, il Movimento candida 20 persone, gli altri ne candidano 300 persone. Partiti affiancati da finte liste civiche in cui come minimo c'hai il vicino di casa, il parente o quant'altro per raccattare voti, quindi bisogna fare tanto e magari pensare anche di cambiare alcune leggi che sono molto sbagliate e molto molto poco democratiche. Quindi essendo in questo momento al governo, io penso che dobbiamo assumerci, non per nostro vantaggio ovviamente, ma per la rappresentanza dei cittadini, delle responsabilità importanti. Io penso che ci stiamo assumendo delle grandi responsabilità, io me ne sento. 7.800 dipendenti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti più la Guardia Costiera, di cui mi piacerebbe per un minuto soffermarmi perché fino ad oggi nessuno ne aveva mai parlato. Abbiamo ci applaudivano a noi ragazzi normali del Movimento 5 Stelle diventati minadi. Non abbiamo paura di dire le cose come stanno, quindi se uno sbaglia possiamo puntare il dito contro di lui e possiamo intervenire e spostarlo e magari mettere un po' di meritocrazia. Io volevo parlare di un argomento che sto seguendo, come saprete, è l'argomento dell'immigrazione e sono orgogliosissimo di dire, e ne sono più che convinto, che in 15 giorni un governo di ragazzi normali che hanno iniziato come tanti di voi a fare attività locale ha fatto di più in un problema epocale come quello dell'immigrazione nel Mediterraneo centrale che gli ultimi governi degli ultimi 10 anni. Non si è mai parlato di un problema. Quando parlo di immigrazione, prima di tutto parlo a quei disperati che salgono su dei barconi, su dei gommoni della morte. Nel momento stesso in cui entrano in mare stanno già rischiando la vita. Sapete chi li ha salvati? Sapete chi ha salvato solo negli ultimi 4 anni 600.000 vite umane? La Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto, sono quei militari italiani con una splendida divisa bianca che spesso la sporcano di sangue e che la sporcano di fatica e che salvano questi migranti. E non possiamo farlo da solo, noi continueremo a salvare queste persone, ma nel momento stesso in cui entrano al mare stanno rischiando la vita, quindi non devono più partire. E per non partire l'Italia non deve rimanere da sola. E sono orgoglioso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che quando ha saputo che al Consiglio Europeo che ci sarà tra qualche giorno era già pronta una bozza preconfezionata da Francia e da Germania che noi avremmo dovuto semplicemente firmare a torta finita, gli ha detto no, cancelliera Merkel, col giusto rispetto, con la giusto rispetto e la giusta gentilezza gli ha detto guardate, se mi date quel documento non veniamo neanche. Ritirato il documento. Voi vi ricordate un certo Renzi che andava da Bruno Vespa a alzare la voce: se non ci danno soldi sull'immigrazione non gli daremo più niente. Ha preso solo schiaffi in faccia e noi italiani, mentre lui li prendeva, veniva preso per il culo lì, prendevamo schiaffi in faccia. Adesso siamo arrivati noi, che non è che siamo né nazionalisti né sovranisti, ma siamo italiani, orgogliosamente cittadini italiani che vogliono parità. Come gli altri paesi non chiediamo più cose, non chiediamo più diritti, ma non dobbiamo avere più doveri, non dobbiamo avere più doveri. Quindi noi andremo in Europa a chiedere questo, significa dare dignità a un popolo che dignità non l'ha avuta negli ultimi anni, significa rispettare l'Unione Europea, significa amare una comunità di popoli che oggi è una comunità di egoismi. In queste ore qua io ho seguito la faccenda di quella che alcuni di voi avranno sentito, è una nave ONG. Siamo arrivati noi, quelli che gli altri definivano incapaci, e abbiamo scoperto che nel mare libico, a circa 30 miglia dalle coste libiche, stazionano delle ONG che praticamente richiamano questi migranti e poi le portano tutte in Italia. Eh no, noi li salviamo, li salveremo, mai nessuno si deve permettere di dirci che siamo disumani, mai nessuno, li abbiamo sempre salvati solo noi. Però adesso sono lì di fronte a Malta, Malta fa parte dell'Unione Europea, hanno chiesto di aprire un porto e gli stanno dicendo di no. Questo è lo specchio dell'Europa e l'obiettivo, ve lo prometto, ci metteremo l'anima, ci metteremo l'impegno, so che ci metteremo anche un po' di tempo ma che ce la faremo. L'Unione Europea prenderà nei prossimi mesi, non solo con l'Italia ma tutta l'Unione Europea, prenderà l'impegno di risolvere, di affrontare seriamente il problema dell'immigrazione, perché lo sentiamo tutti questo problema e lo sentiamo tutti
non solo ai cittadini italiani, ma a tutti i cittadini europei. Questo è un impegno che prenderemo e sono convinto che se in 15 giorni abbiamo messo al centro dell'attenzione di tutta l'Europa questo problema, immaginate cosa potremo fare nei prossimi 15 mesi. Io vi volevo ringraziare per essere qui stasera e sono veramente felice e orgoglioso di presentarvi una ragazza che ho avuto la fortuna di accompagnare 10 giorni fa a Torino al Salone Internazionale dell'Automobile, Chiara Appendino. Grazie. Arrivederci. Ciao, buonasera a tutti e tutte, ciao, ciao. Sono molto emozionata, ma il primo saluto lo voglio fare a Emanuela, persona straordinaria che ha portato noi tutti qui questa sera grazie al risultato, al lavoro che ha fatto lei con la sua squadra e con tutti voi, perché noi spesso vediamo il candidato sindaco, vediamo il sindaco, ma in realtà c'è una squadra attorno a noi, che poi la comunità del Movimento 5 Stelle, di cui noi siamo orgogliosissimi di fare parte, e quindi il risultato di stasera è anche di voi, di tutti noi, che in questi anni hanno lavorato sul territorio. E io 10 giorni fa c'era Danilo a Torino in visita, la prima visita l'ha fatta a Torino come ministro, e devo dire, lo dicevo con Riccardo, mi fa un certo effetto dopo così tanti anni a battagliare, dai meetup all'esperienza all'opposizione, adesso io ho anche due esperienze di governo, 2 anni di governo, vedere dei ministri nostri sui palchi con noi a fare la campagna elettorale con noi, è un'emozione veramente straordinaria, e quindi faccio davvero i miei più grandi auguri a loro. E vi dico una cosa e poi vi racconto un po' di Torino. Quando governi è molto complicato, ovviamente. Anch'io arrivo come Emanuele da 5 anni di opposizione, e quello che soprattutto serve, e lo dico qui, è che voi le stiate vicino, e stiate vicino a chiunque ha responsabilità di governo nel momento in cui iniziano a governare. Perché quando iniziamo a governare iniziano i momenti difficili. Allora io vi chiedo di essere vicini ai nostri ministri, di essere vicini ai nostri sindaci, di essere vicini a chi ha responsabilità di governo e prende decisioni difficili ogni giorno. È solo il calore della comunità, come siamo qui stasera, è quello che ci permette di affrontare le grandi difficoltà e le grandi sfide che abbiamo davanti. Quindi mi raccomando, state vicine a Emanuela dal giorno dopo in cui dovesse diventare sindaca, come io auspico. Non lasciatela sola mai, mai, anche quando dovrà fare scelte difficili. Quando sono arrivate qui molti mi hanno chiesto: hai dato consigli a Emanuela? Esiste un modo per fare la campagna elettorale giusto? Che cosa significa governare 5 Stelle? Intanto sono convinta, dallo scambio che ho avuto con Emanuela, che lei abbia assolutamente colto quelle che sono le problematiche del territorio. Sono altrettanto convinta che non esista una ricetta magica. Ogni città ha la sua storia, le sue peculiarità, ha le sue esigenze. Però posso dirvi che cosa significa governare a 5 Stelle, riprendendo anche alcune cose che ha detto Riccardo. Governare a 5 Stelle significa combattere il tema della paura nei confronti delle istituzioni, della sfiducia nei confronti delle istituzioni, mettendo il tema della partecipazione in prima linea. E lo si può fare perché è un cambio di paradigma. Faccio degli esempi semplici della nostra amministrazione torinese. Noi ci siamo accorti che molto spesso ripariamo le panchine, interveniamo sulle altalene, cerchiamo di sistemare alcuni luoghi pubblici, e poche ore dopo sono vandalizzati o distrutti. Penso che capiti probabilmente anche qui. Allora, qual è il cambio di paradigma? Il cambio di paradigma è costituire una comunità che faccia sì che quel giardino, che quella panchina, è sentita come propria. E come lo fai? Coinvolgendo i cittadini. Abbiamo costituito a Torino un tavolo che si chiama il tavolo di progettazione civica. Cosa succede? Provo a semplificare, sono alcuni esempi veri che abbiamo fatto in alcune aree piccole della città, la mia città ha circa 900.000 abitanti, quindi è complicata. Abbiamo chiesto ai cittadini: ma voi, in questo giardino, un piccolo giardino di una città che aveva pusher, non era più utilizzato, le persone avevano paura di viverlo, vandalizzato, i bambini non andavano più a giocare in quell'area, che cosa volete fare di quest'area? Aiutateci, disegniamo insieme il progetto. Abbiamo coinvolto i cittadini, i giovani, i bambini, gli anziani, ci hanno detto che cosa volevano fare lì, l'abbiamo fatto. Oggi quel giardino è frequentato di nuovo dai nonni, dai bimbi e le bimbe. Oggi quel giardino ha degli orti urbani dove tutti i giorni gli anziani vanno lì. Oggi quel giardino non ha più i pusher, ma non perché abbiamo messo delle telecamere tutti i giorni a controllare, perché le persone si sono riappropriate di quello spazio e l'hanno sentito proprio. Questo significa cambiare il paradigma. Altro esempio, cosa significa cambiare il paradigma e governare a 5 Stelle
mettendo al centro la partecipazione. Le persone spesso non sanno cosa significa stare all'interno delle istituzioni. Credo sia arrivato Luigi, lo salutiamo. Ciao Luigi! Ecco, Luigi è una persona che ha bisogno di tutto il nostro supporto e di stargli vicino viste le responsabilità che ha. Dicevo, i cittadini non sanno spesso cosa significa un'istituzione e non si fidano dell'istituzione. Qual è il modo migliore per avvicinarli? Chiedergli di essere responsabili insieme a te. Quindi a Torino abbiamo istituito l'interpellanza del cittadino, peraltro aperta anche ai giovani, dai 16 anni in su, i ragazzi e le ragazze, gli anziani, i nonni, le nonne, le mamme, i papà, le persone che vivono in città possono venire e parlare direttamente, chiedere direttamente al sindaco e all'amministrazione che cosa state facendo, perché lo state facendo, come lo state facendo. Ci devono mettere la faccia però, ci devono mettere la faccia e assumersi la responsabilità di capire cosa significa essere in una sala dove si prendono decisioni, cosa significa confrontarsi con un sindaco. E le persone stanno rispondendo e stanno iniziando a crescere e iniziano a fidarsi delle istituzioni. Cosa significa governare 5 Stelle? Beh, io credo che significhi ad esempio mettere l'ambiente al centro. Stiamo estendendo la raccolta differenziata. In 5 anni tutta la città di Torino avrà la raccolta differenziata. Era ferma da tantissimi anni e questo è di nuovo un cambiamento culturale molto importante. È di impresa a cui dobbiamo stare vicina. E io sono certa che Manuela, a suo modo, perché ciascuno di noi ha un modo di governare, ciascuno di noi ha un modo di risolvere i problemi dei cittadini, ciascuno di noi si mette in gioco, sarà in grado di mettersi in gioco per la sua comunità. E ti dico una cosa e ti lascio ovviamente la parola perché sei tu la protagonista. Mio marito mi aiuta tantissimo in questa esperienza, una straordinaria famiglia. Tutte le sere prima di andare a dormire mi dice una cosa: quando le cose vanno male pensa che domani andranno meglio, quando le cose vanno benissimo pensa che domani potrebbero andare peggio, perché un sindaco deve essere sempre in equilibrio, sempre umile e a contatto con le persone. Sono certa che tu lo farai. Mi raccomando, statele vicino perché avrà bisogno di tutti voi. Avete visto come siamo noi del Movimento 5 Stelle, siamo molto uniti. Devo dire che subito ho avuto la vicinanza del sindaco di Cattolica, degli altri ministri, che poi Toninelli per esempio è venuto spessissimo a Imola, devo dire che si è anche affezionato alla nostra città. Questa vicinanza mi ha dato tanta forza, perché io non sono sola, la mia squadra che mi fa quadrato attorno, non siamo soli, perché comunque ci sarà questa collaborazione con altri comuni, altri enti locali che già hanno affrontato insomma tante problematiche, hanno trovato delle soluzioni, siamo veramente molto vicini. Come prima cosa vi voglio dire questo: sono sempre stata in mezzo a voi, tanti di voi mi conoscono, quindi è per quello che ho deciso di mettere in gioco la mia persona, sapendo che mi aspetterà una sfida veramente grande, e direi che il 95% saranno oneri e il 5% onori. Ma l'ho fatto perché credo davvero che questa città meriti di meglio di questa amministrazione che c'è stata, specialmente gli ultimi due mandati. Perché precedentemente generazioni di molesi hanno fatto tanto, abbiamo una città stupenda, tanto verde, tanto veramente stupenda, però qui io considero come una Ferrari che è veramente stata parcheggiata in un garage, di essere stata neanche spinta in prima o in seconda, quindi noi la spingeremo avanti con forza. Abbiamo creato un progetto, un programma bellissimo, l'abbiamo condiviso in 50-60 attivi, ogni punto l'abbiamo discusso con un lavoro immenso e l'abbiamo scritto veramente con il cuore e con la testa. Abbiamo già, come diceva Patrick, individuato delle persone che potranno mettersi a disposizione, perché voi dovete capire che con la logica che ha il Movimento 5 Stelle, che è quello di mettere veramente le risorse di tutti finalizzate al miglior servizio, non è facile trovare un assessore, una figura di spicco professionale che magari guadagna anche 3-4 mila euro al mese, che si mette a disposizione a 1.650 euro per 5 anni e poi dopo deve comunque ricominciare la propria attività. Quindi ci siamo spesi tanto, abbiamo trovato delle persone veramente competenti, dall'urbanistica alla sanità, che si mettono a disposizione per la propria collettività, senza avere altri fini.
non, senza avere altri fini di voti di scambio, senza avere altri fini di dare e avere. Questo è il Movimento 5 Stelle, perché veramente le risorse di tutti, questi 70 milioni che spende Imola ogni anno di spesa corrente, devono essere razionalizzate e individuate le migliori soluzioni per dare poi a tutti voi un servizio finale. Imola è rimasta in una sorta di immobilismo, è per quello che io mi sono messa in gioco, perché ho visto veramente le potenzialità che aveva il nostro comune, i servizi che non abbiamo e che avremmo potuto avere. A me piacerebbe dimostrarvi come sarebbe stato se avessimo vinto noi nel 2013. Io sono certa, sono certissima che avremmo preso dei fondi strutturali europei creando progetti per il PAES, per l'attività, tutte le energie sostenibili, tutto quello che ci occorre per Imola e che non si sono spesi, perché tanto c'è il Conani, arrivano le entrate del Conani, perché tanto c'è quella maledetta discarica che ci dà delle entrate che alla fine non hanno abbassato la vostra Tari, non hanno abbassato la tariffa dei nidi che le hanno alzate nel 2016. Io sono qui per questo, perché alla fine tutte queste entrate non sono poi servite per aumentare la vostra qualità di vita. E io penso che abbiamo perso dei treni purtroppo molto importanti, perché i fondi strutturali europei, non so se lo sapete, ma erano insomma iniziati nel 2014 e finiscono nel 2020. Quindi avremo poco tempo per anche creare progetti, individuare insomma e percepire queste risorse. Abbiamo già individuato uno del Ministero di 30 milioni che verrà a scadere il 17 di settembre, che già quello potrebbe dare una possibilità, cioè già portare un progetto per esempio di un padiglione dell'osservanza e vedere di utilizzare queste risorse per una rigenerazione urbanistica. Dico proprio due parole perché già mi avete sentito parlare, devo dire che qui ci sono state molte, le chiamo io le prove invalsi del sindaco, perché devo dire che sono stata sommersa di questionari, prove scritte, prove orali, i dibattiti, mi avete visto, insomma è stata una campagna elettorale che penso che abbia anche portato forse un po' di entusiasmo, perché tanti di voi penso che non se l'aspettavano questo ballottaggio, devo dire che tanti erano un po' avviliti di questa situazione, addirittura un signore anziano mi disse: possono candidare anche i vecchi, ma solo vincono sempre loro, non ce la potete fare, io no, che ce la facciamo. Invece insomma un po' di entusiasmo, bisogna cambiare, bisogna veramente alternare le forze democratiche affinché anche loro comincino a essere un pochino più, tornare sulla terra, perché sono veramente, io ho 5 anni che li vivo in consiglio comunale, è una roba che io non so se voi avete visto anche in streaming, hanno questa sapienza, questa spocchia, questo modo che solo loro sanno le cose. Niente, abbiamo fatto, ci sono stati 50 emendamenti al bilancio, non è passato uno, e noi rappresentiamo il 20% degli imolesi. Cosa credete che noi siamo stati capaci di portare avanti delle proposte anche mirate, studiate, dove ci abbiamo speso veramente tante ore togliendole alle nostre famiglie? Non è passato uno. Vi voglio dire le nostre priorità. La mia priorità sarà sicuramente, come diceva Toninelli, quella di conoscere i 300 dipendenti del comune. Sarà importante creare squadra, individuare degli obiettivi comuni, motivare i dipendenti, e penso che questo sia fattibile. E anche i 190 del circondario, perché lo sapete, abbiamo questo ente che è un ente programmatico che può servire per esempio in un progetto che per noi è molto importante del turismo, dove non è stato preso neanche un euro nella città metropolitana, che può portare invece veramente delle valvole di sfogo, di creare opportunità anche per i nostri ragazzi, per il lavoro, perché qui siamo seduti veramente su una miniera d'oro e non sono stati veramente valorizzati. Il nostro patrimonio artistico-culturale, come vedete la nostra rocca alle spalle, che purtroppo ha tanti problemi strutturali, non è stata valorizzata. Abbiamo l'autodromo, abbiamo l'osservanza, Villa Muggia, abbiamo anche uno zoo acquario che tanti comuni non hanno, insomma abbiamo veramente tanto, si può proporre tanto ai turisti che purtroppo vedono a Imola un turismo mordi e fuggi di un giorno e mezzo, rispetto per esempio a una Brisighella vicina dove i turisti soggiornano 5-6 giorni. Quindi abbiamo possibilità di intercettare questa ricchezza e di farla nostra. Dicevo, oltre a conoscere i dipendenti comunali, un'altra priorità sarà quella di istituire, qui vi do la mia parola, io sono una persona molto seria, adesso per chi mi conosce lo sa, e istituirò una mezza giornata, la sindaca potrà insomma accogliere nel proprio ufficio i cittadini, oppure individuare anche un ufficio più fruibile, specialmente alle persone diversamente abili che vogliono venire a raccontarsi, a portare delle proposte. Quindi mezza giornata alla settimana ci sarà questa disponibilità che io
io veramente lo dico col cuore, perché già lo faccio come sportello sociale e lo faccio 3 volte a settimana e quindi mi mancherà, e quindi sicuramente ci sarà. E poi un'altra cosa, vogliamo subito insistere in quanto riguarda l'urbanistica, quindi vedere il POC, cosa si può fare, comunque approvarlo anche con delle varianti, perché vogliamo ridare la possibilità degli strumenti anche molto semplici, insomma, a tutti gli ingegneri edili, architetti, geometri e quant'altro, vogliano rilanciare il centro storico. Il centro storico è così, quello di Imola, non è un caso, non è un caso, perché ci sono altri centri storici sicuramente che insomma, sono provati, diciamo così, dalla realizzazione di grandi supermercati, dall'e-commerce, ma in particolare Imola è molto più provata degli altri. Imola è purtroppo un centro poco vivo, diciamo così, perché è frutto di scelte politiche sbagliate. Quindi noi vogliamo, attraverso gli strumenti dell'urbanistica, della rigenerazione, della riqualificazione, sicuramente dare degli strumenti semplici agli operatori che possono rigenerare e riportare anche le persone ad abitare il centro, perché purtroppo c'è stato un po' di abbandono, e incidere sulla mobilità sostenibile pubblica, quindi sicuramente rivedere tutto il piano della nostra mobilità urbana, ma in particolare che ci sia un servizio fruibile come un parcheggio scambiatore, insomma non inventiamo niente di nuovo, dove il cittadino può lasciare il mezzo privato e poi usare una navetta, anche perché hanno dislocato gli uffici comunali, cioè i servizi ai cittadini, in 4 posti diversi, che insomma avranno una loro motivazione, ma è un po' assurda, e quindi vogliamo portare queste navette anche a fare fruire meglio tutti i servizi al cittadino. Insomma, la nostra visione adesso, mi dicono che ho rimasto un minuto, lo sapete, sono una chiacchierona, mi terrei qui fino a domattina. Io sono veramente contenta di poter rappresentare la mia comunità, io ci metto il cuore, ci metto la mia professionalità, la mia testa, e quindi se gli imolesi ci daranno questa possibilità, gli faremo vedere la differenza. Grazie, grazie a tutti. Buonasera, avete fatto un miracolo qui ad Imola, è incredibile, andare al ballottaggio dopo quanto, 70 anni, perché stiamo parlando di dominio di una sinistra che non ha più nulla di sinistra purtroppo, perché questi erano territori in cui siete stati tutti quanti considerati il grande serbatoio della zona rossa d'Italia, quella zona rossa che addirittura è stata usata per riportare in Parlamento Casini, per riportare in Parlamento Lorenzin. Ve lo ricorderete quello che è successo qualche mese fa, mica l'avete già dimenticato. E vi ricorderete pure sul fatto che giravano con i facsimile senza il nome di quelle persone sul facsimile, per non farvi scoprire che nel collegio uninominale votavi PD ma ti ritrovavi Pier Ferdinando Casini. La verità è che è finita. È finita l'epoca della destra e della sinistra, tant'è vero che quando ormai io intervengo in aula da ministro, quelli che stanno a destra dicono che siamo un governo di sinistra, quelli che stanno a sinistra dicono che siamo un governo di destra. Io penso una cosa, che parlare di lotta, anzi di guerra al precariato, di diritti dei giovani che lavorano, di bloccare le delocalizzazioni, di cominciare a fermare tutte quelle follie che ci sono nel sistema pensionistico italiano, legge Fornero, cominciare a parlare di quota 100, quota 41, di esodati ancora da risolvere, cominciare a parlare di questo non sia né di destra né di sinistra, è solo di buon senso. E siccome quelli di prima non avevano il buon senso, adesso siamo arrivati noi qui, grazie a voi, e ci mettiamo a lavorare su cose di buon senso. E abbiate pazienza, io non penso che tutta questa polemica che si scatena ogni giorno contro questo governo la dobbiamo alimentare. Noi dobbiamo tenere testa bassa e metterci a lavorare per risolvere i problemi. Se risolveremo i problemi, allora forse avremo fatto metà del nostro dovere. Se invece non li avremo risolti, saremo stati come tutti quanti gli altri. Mentre tutti nei salotti buoni passano il tempo a pensare se questo governo è di destra o di sinistra, se Conte è un premier forte o meno forte, se Di Maio si vede, se quell'altro non si vede, mentre si passa il tempo a fare questi ragionamenti, io la settimana prossima porto in Consiglio dei Ministri il primo decreto del Movimento 5 Stelle, che si chiama Decreto Dignità, e c'ha 4 cose dentro.
quattro cose di cui voglio parlarvi stasera. Prima di tutto, le imprese che creano lavoro devono lavorare per creare lavoro, non devono lavorare per lo Stato tra redditometro, spesometro, studi di settore, split payment, aboliamo tutta questa roba. Numero due, se un'azienda sta in Italia, una multinazionale viene in Italia e prende soldi dallo Stato, non se ne può andare all'estero e lasciare i lavoratori in mezzo ad una strada. Numero tre, i contratti a tempo determinato devono avere un limite, non te lo devono rinnovare all'infinito e ti devono usare all'infinito a tempo determinato in questo stato di incertezza. Rivediamo il Jobs Act. Numero 4, aboliamo ogni tipo di pubblicità del gioco d'azzardo e cominciamo a salvare un po' di famiglie in Italia che sono finite nel vortice di questo mondo per il quale non è che se hai i soldi giochi d'azzardo, è dimostrato che più sei disperato più ti lasci travolgere da quel tipo di meccanismo. È quello che io sono venuto a fare qui stasera, a raccontarvi qualche fatto, perché ormai sono 15 giorni che sono ministro del lavoro e dello sviluppo economico e vengo nella terra in cui ci sono dei distretti industriali che ci fanno grandi nel mondo, li ho conosciuti durante la campagna. Ci sono aziende in crisi, domani sarò ai cancelli dello stesso stabilimento che avevo visitato durante la campagna, perché una promessa è una promessa, soprattutto se sei ministro del lavoro, non è che in campagna elettorale incontri gli operai e il giorno dopo te li dimentichi. Io non so se riuscirò a risolvere tutti i problemi di queste persone, ma non gli negherò mai il rapporto umano, cioè un ministro che li va a salutare, gli va a stringere la mano e prova a dargli una mano. Come al solito provano a darmi i microfoni senza filo, ma poi si scaricano, sempre, tradizione. Questo, quello che vi sto dicendo stasera è quello che penso. Ci vorrà un po' di tempo per risolvere tutti i problemi, ma vogliamo uno Stato che ci stia vicino. È quello che io ho sempre sognato, io non ho mai chiesto miracoli alla politica. Prima di entrare in Parlamento, prima di entrare nel movimento, quando guardavo un rappresentante delle istituzioni, l'unica cosa che cercavo era la possibilità di potergli parlare, poter capire come stanno le cose, che cosa si può fare, cosa non si può fare, farmi spiegare il piano industriale di quell'azienda. Tu ce l'hai al Ministero, fammelo vedere, facci vedere le carte, un po' di trasparenza, un po' di informazione, persone e non macchine oppure gente che si credeva l'onorevole. Già in questo noi vinceremo, già se porteremo vicino alle persone, alle istituzioni della Repubblica e non creeremo muri, barriere, cordoni di sicurezza. È quello che dobbiamo provare a fare su tutti i fronti. In questi giorni è venuto fuori un tema che io avevo affrontato un anno fa, e voi ve lo ricorderete, che è quello delle ONG. Però adesso lo stiamo affrontando con Danilo Toninelli, che è ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e che è una persona che ha tutte le informazioni. E anche adesso, come un anno fa, quando avevo meno informazioni, vengo a dirvi che quando una nave nel Mediterraneo batte una bandiera e la nazione di quella bandiera ti dice noi non la conosciamo questa nave, c'è qualcosa che non va, e c'è qualcosa che non va che dobbiamo capire, perché in queste ore, come nelle ultime settimane, le navi della nostra marina e della nostra guardia costiera stanno aiutando le persone in mare, le stanno salvando e portando nei nostri porti, ma una cosa è il salvataggio e un'altra cosa è il traghettamento, che ti senti con lo scafista, ti avvicini alla costa, prendi le persone, le porti solo nei porti italiani e pretendi che debbano venire solo nei porti italiani. C'è qualcosa che non va, io non voglio fare complottismo, il meccanismo lo conosciamo, è il business dell'immigrazione, hanno lucrato sulla pelle di quei disperati per decenni, cooperative fasulle, palazzine che non si sapeva chi dare, tutto a un tratto venivano destinate a questi poveri disperati, circa 5 miliardi di euro all'anno che spendete in accoglienza, non un solo rendiconto di quei 5 miliardi, non una sola pezza d'appoggio che ci dica come siano stati spesi quei 5 miliardi. Allora, una parte di quei fondi stanno nel mio ministero, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
e una delle prime cose che faremo è far rendicontare fino all'ultimo euro a tutte le realtà che utilizzano questi soldi, così forse scopriremo che fine hanno fatto 5 miliardi di euro delle vostre tasse ogni anno. Questa è una cosa di destra e sarà una cosa di destra secondo qualcuno, per me è una cosa di onestà, di buon senso, perché non si può assolutamente utilizzare i soldi degli italiani in questo modo e poi nascondere la polvere sotto al tappeto perché hai paura di affrontare questi argomenti. Io sono stato incaricato ministro del lavoro 15 giorni fa. La prima cosa che ho fatto al ministero del lavoro è stata aprire le porte ad una categoria di ragazzi che lavora ogni giorno, che porta il cibo a casa nostra con le biciclette, il cosiddetto food delivery, sono i cosiddetti riders, scusate le troppe parole in inglese perché poi quando ne utilizzano troppe ci stanno fregando. È un modo semplicemente per raccontare ragazzi che portano il cibo a domicilio con delle biciclette ogni giorno lavorando per delle piattaforme digitali. Qual è il problema? È che questi ragazzi a volte non hanno neanche un contratto. Non hanno neanche il datore di lavoro, non lo conoscono il datore di lavoro, è un'app, come voi ascoltate la musica su Spotify, loro lavorano su un'application. Si spostano in bici ogni giorno per le strade delle nostre città, assumendosi dei rischi, qualcuno fa degli incidenti e non hanno assicurazioni e coperture assicurative, non hanno a volte previdenza sociale, non hanno neanche un minimo di compenso, cioè a volte guadagnano 3 euro al giorno, 4 euro al giorno. Ora, non è l'unico problema che hanno i ragazzi italiani, però questi sono il simbolo di una generazione abbandonata dallo Stato, una generazione che oggi chiede di lavorare pur senza guadagnare, solo per dire che sta lavorando, solo per dire che ha un lavoro, per non sentirsi escluso dalla società, lavora per dire di stare lavorando. Allora, io gli ho aperto le porte a questi ragazzi, non si riconoscono neanche nelle normali sigle sindacali. Si sono organizzati tra di loro, fanno dei gruppi, dei collettivi, dei comitati. Io ho invitato quei gruppi al Ministero del Lavoro. Gli ho aperto le porte, ci siamo visti, ci siamo messi a parlare e loro mi hanno detto: guarda, noi vogliamo delle tutele minime, anche perché siamo per strada, abbiamo rischi incidenti, lavoriamo e dobbiamo sempre correre più dell'altro perché veniamo anche o retribuiti o chiamati in base al punteggio che ci dà colui che ha ricevuto il cibo. È una vita molto particolare. Io gli ho detto: va bene, allora facciamo così, voi mi dite quello che vogliamo fare, noi verifichiamo tecnicamente che cosa si può fare e scriviamo una legge. Li ho richiamati dopo una settimana, siccome non riuscivano ad affrontare le spese per venire a Roma un'altra volta, abbiamo fatto una cosa in conference call e gli ho detto: questa è la legge, l'ho scritta, sono poche righe, facciamo così. Io adesso chiamo le piattaforme che vi chiamano a lavorare e gli dico: se volete collaborare per dare la tutela a questi ragazzi, io la legge non l'approvo. Facciamo un contratto collettivo, il primo contratto collettivo della storia di questo settore. Se invece non vorrete collaborare o fingerete di collaborare, io faccio la legge per tutelare questi ragazzi. E alla fine sta succedendo qualcosa, perché prima di tutto se ne parla. Ma soprattutto sta succedendo un'altra cosa, che le aziende mi hanno detto, devo dire con molta cortesia, hanno detto: no, veniamo al tavolo, ci mettiamo al tavolo e facciamo un contratto collettivo. E oggi, addirittura, prima ancora che inizi questo tavolo, che credo inizierà la settimana prossima, Domino's Pizza, che è una di queste multinazionali, oggi ha già assunto 40 rider a contratto a tempo pieno. E io gli ho fatto i complimenti, perché sono contento se questa cosa si innesca anche senza bisogno di una legge. Ora, questa cosa, chi è di destra dirà che è di sinistra, perché io voglio andare contro le aziende. Io non voglio andare contro le aziende, io vengo da una famiglia che ha fatto impresa per 30 anni. Ma c'è un grave problema in questo momento storico, che quando una multinazionale mi dice: o ce li fai sfruttare o ce ne andiamo dall'Italia, io ti dico: no, o stai alla legge italiana che adesso facciamo, oppure io ti dico che te ne vai dall'Italia. Però non è andata così in questo specifico frangente, anzi c'è stata un'ottima collaborazione e credo che riusciremo ad arrivare all'obiettivo. Qual è l'obiettivo? Assicurare delle tutele. Assicurare delle tutele perché c'è un altro grande problema.
A volte in questo settore, negli altri paesi, perché io ho cercato di capire un po' negli altri paesi come funzionava, queste multinazionali dicono, vabbè, voi ci chiedete tutele per questi ragazzi, ma noi tra un po' il cibo lo consegniamo con i droni. Bene, figurati, io non sono uno di quelli che afferma la tecnologia, però finché al posto del drone vorrai un ragazzo che quando mi porta quel cibo a casa mi stringe la mano, mi sorride e mi trasferisce la sua umanità. L'umanità si paga, si paga, non si paga quanto un drone. Finché vorrai il valore aggiunto dell'essere umano nel lavoro che fai, l'umanità si paga. Poi arriveremo al momento in cui questo lavoro sarà sostituito da una macchina, va bene, però fino a quel momento non è che questo ragazzo me lo paghi come una tecnologia, non è così. Da qui si parte con una cosa che magari verrà definita di sinistra, per fare una guerra al precariato, perché una cosa è il lavoro, una cosa è lo sfruttamento. Io ieri ero in Lussemburgo al Consiglio Europeo dei Ministri del Lavoro e abbiamo provato per ore a inserire in una direttiva il concetto di lavoratore. Poi direte, vabbè, ma c'è bisogno di definirlo il lavoratore. Sì, perché il lavoratore è una persona che quando lavora, prima di tutto deve essere retribuita. Ora, magari qualcuno si farà una risata, non è una cosa scontata oggi. Numero due, deve essere anche retribuita con un compenso minimo, perché al di sotto di quello quella persona non sta lavorando, la stai sfruttando. Bravo. E questo concetto qui hanno fatto, io poi sono arrivato nella discussione di una direttiva ieri in Lussemburgo che era già stata discussa dai governi precedenti, quelli che avevano fatto il Jobs Act, quindi figuriamoci le sensibilità su questa roba. Però guardate che questa è alla base di tutto, perché se si lavora solo per dire di stare lavorando, stiamo entrando in un meccanismo culturale devastante per i ragazzi, sì, soprattutto per i più giovani, perché i più giovani si abitueranno a quel modello di lavoro in cui non c'è bisogno più di essere retribuiti. Non importa se per andare e tornare dal luogo di lavoro ci rimetti soldi rispetto a quello che ti pagano, non importa, l'importante è che tu stai lavorando. Come uno status symbol è diventato quel contratto, il grande miraggio. Ovviamente per creare lavoro, l'ho detto già prima, bisogna lasciare in pace quelli che lo creano, le imprese. Perché ho messo insieme Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico? Perché io sono profondamente convinto di una cosa, che al di là di questi grandi gruppi che vengono qui sul nostro territorio, prendono soldi pubblici e poi magari se ne vanno, l'Italia è stata fatta grande col Made in Italy grazie al fatto che il datore di lavoro era anche un po' dipendente e il dipendente si sentiva anche un po' imprenditore. Così l'abbiamo fatto il Made in Italy nel mondo, con un lavoro di squadra tra chi dava lavoro e chi lavorava nell'azienda. E allora io non sarò mai uno di quelli che prenderà iniziative punitive nei confronti delle aziende, anzi io credo che dobbiamo prenderci pure qualche rischio in più come Stato. Qualcuno dirà, quando aboliremo studi di settore, tutta quella roba, tu vuoi aiutare gli evasori? No, io voglio smetterla con le leggi anti-evasione che perseguitano quelli che le tasse le pagano sempre e gli tolgono la vita, gli tolgono la salute e gli tolgono il tempo. Non è solo questo, voi direte, c'è il problema delle tasse, è vero, ma anche la burocrazia è una tassa che vale 30 miliardi di euro all'anno su tutte le imprese. E se io libero un po' le imprese da tutti questi costi, libero anche un po' i professionisti dal lavoro a cottimo che ormai fanno, perché vengono pagati sempre lo stesso per fare sempre più certificazioni per le imprese e dichiarazioni fiscali. E voglio dirvi anche un'altra cosa, io sto affrontando questa questione della fatturazione elettronica per le imprese. La fatturazione elettronica si fa quando scompare la carta, non ha alcun senso che si introduca la fatturazione elettronica e poi devi fare pure tutte le dichiarazioni con la carta, è una follia. Voi direte, vabbè, ma avranno previsto lo switch dalla carta al digitale? No, vi stanno aggiungendo altri adempimenti digitali lasciando le dichiarazioni cartacee. E qualcuno dice, no, ma c'è una direttiva europea, non possiamo eliminarla, e vorrà dire andremo contro questa direttiva europea per liberare un po' di gente da tutta questa cappa che vivono sotto cui vivo. Poi io capisco che questo per esempio è un argomento che chi vive con la testa divisa destra-sinistra la classifica a destra, ma posso dirvi una cosa, io sto affrontando temi
sul precariato, sulla macelleria sociale fatta con i giovani, con i pensionati, che doveva affrontare la sinistra e invece ha prodotto. Bravo. La sinistra. Quando affronto il tema delle imprese, affronto il tema della finta abolizione di Equitalia, degli studi di settore, questa roba è nata sotto i governi di centrodestra che dovevano proteggere gli imprenditori in Italia. E poi alla fine l'hanno distrutta, perché non bastava cambiare il nome a Equitalia, come ha fatto il governo del PD per dire che si era abolita Equitalia, come allo stesso tempo non basta sostituire gli studi di settore con ranking di impresa, un'altra parola inglese da cui dovremmo stare molto attenti per dire che li hai aboliti. Ma soprattutto io avevo mio padre che ha fatto impresa, come ho detto, per 30 anni, votava per il centrodestra perché credeva di essere un imprenditore e di avere quelli dalla sua parte. E poi loro gli hanno fatto Equitalia, loro gli hanno mantenuto gli studi di settore e hanno nel periodo della crisi cominciato a massacrare le imprese per drenare soldi, per pagarsi vitalizi e pensioni d'oro. E su questo voglio farvi sognare un attimo stasera, perché quello che sembrava una cosa irrealizzabile finalmente l'abbiamo quasi ottenuta. Sappiate che settimana prossima si aboliscono i vitalizi agli ex parlamentari. Cominciamo a liberarci di questa follia che è stata la politica, che chiedeva sacrifici a voi per finanziarsi i privilegi. Ma non basta, non basta, non basta, perché le pensioni d'oro non ce le hanno solo gli ex parlamentari. Le pensioni d'oro sono un privilegio che riguardano diverse categorie, come sedicenti manager di grandi aziende statali, come consiglieri regionali, gente che appena votiamo l'abolizione dei vitalizi sarà colpita da un'altra legge che farò io come ministro del lavoro e delle politiche sociali, ci sono le pensioni lì dentro, e faremo un provvedimento che taglia tutte le pensioni d'oro per i contributi che non hai versato e che non ti meriti. Che cosa ci facciamo? Vediamo quanti soldi recuperiamo. Sto facendo fare i conti, anzi ho chiesto la collaborazione dell'INPS con Tito Boeri per trovare fino all'ultimo centesimo da recuperare. Però deve essere chiara una cosa, che non è solo una questione di soldi, questa è una questione di giustizia sociale. Quindi non voglio che il taglio dei vitalizi o il taglio delle pensioni d'oro poi finisca nel grande calderone del bilancio dello Stato e chissà dove va. Non voglio che succeda questa cosa qua. Quindi tutto quello che recupereremo lo metteremo in un fondo per aumentare le pensioni minime agli italiani. Bravo! E questa cosa qua, io già lo so che mi diranno: questa cosa, ministro, non si può fare, c'è tutto il problema della contabilità dello Stato. Mi vedrete combattere e arrabbiarmi un po', però dobbiamo fare così, perché io ogni centesimo che taglio da questa roba voglio sapere a chi va, e deve andare a chi ha fatto più sacrifici in tutti questi anni di politica sbagliata dei conti pubblici. Poi vabbè, mi si dirà vabbè, ma così li aumenti di poco. A me interessa che il cittadino che si vede l'aumento della pensione minima sappia che quelli erano soldi suoi che gli spettavano e gli sono stati tagliati da quelli di prima per finanziare i privilegi in Italia. Forse cominceremo a eliminare un poco di distanza, pochissima distanza, tra noi, istituzioni e i cittadini. Ovviamente non basta questo. Però voglio dirvi un'altra cosa. Ieri sera l'ho detto ai parlamentari, no? Noi oggi siamo una forza politica di maggioranza. Ogni giorno vedo pure molti attivisti, perché io vi seguo tutti, io ho un profilo su Facebook che voi non vedete e io vi vedo tutti, tutto quello che scrivete, quando dite che sono il male del movimento, tutte queste cose qua. Sto scherzando. Ci sono tutte queste questioni che ogni giorno, quella è la pagina, io ho anche il profilo. Io vedo che ogni giorno ci sono tante preoccupazioni nel movimento. Ma perché il TG parla più di Salvini che di noi? Perché si parla più di Gentiloni che di noi? Questo poi è un altro mistero. Perché si parla più? Perché
si affrontano le questioni che riguardano solo determinati temi come l'immigrazione, non si dice tutto quello che magari vi ho raccontato qui stasera. Io voglio dire una cosa a tutti quanti voi: a me ormai non me ne frega niente più né di quello che dice la TV né di quello che dicono i sondaggi, ma non per una questione di mancanza di rispetto verso questi strumenti, perché l'informazione è democrazia, ma perché adesso noi siamo al governo, dobbiamo far parlare i fatti. Quando parleranno i fatti non ci sarà bisogno più di comunicare in maniera forsennata ogni cosa. Io vi prego di entrare in questa mentalità, perché molti mi scrivete o scrivete sulle vostre bacheche e di nuovo il TG1 non si è comportato bene, oppure il TG5 ha detto quella cosa lì, oppure guarda sei a pagina 4 e non sei a pagina 1. Questa roba qui serviva ad informare quando eravamo all'opposizione per far capire che cosa stesse facendo l'opposizione, che non poteva approvare dei provvedimenti non avendo i numeri e quindi denunciava magari le cose sbagliate della maggioranza. Bene, adesso, come vi ho sempre detto in campagna elettorale, il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita degli italiani, e non la vogliamo migliorare guardando un indice di disoccupazione, un indice di disoccupazione giovanile o il PIL. No, noi abbiamo un progetto più ambizioso, quello di far tornare il sorriso sul volto degli italiani, che significa far percepire i risultati. Quindi io sono molto cosciente del fatto che per risolvere i problemi in Italia, se fai le cose giuste, a casa degli italiani non deve arrivare il TG, arriva la pensione di cittadinanza, arriva l'intervento con meno burocrazia, arriva una TV che non ti rilancia la pubblicità del poker online ogni 3 minuti, arriva una notizia per cui un'azienda non se ne può più andare all'estero dopo che ha preso i soldi dallo Stato e quindi c'è un lavoratore che sta lavorando e non deve vivere il patema d'animo del ricatto occupazionale di una multinazionale che ti dice o ti fai sfruttare o me ne vado in Argentina, o ti fai sfruttare o me ne vado in Turchia. Questa roba qui, io sono sicuro che se la faremo bene non ci dovrete dire neanche grazie, però credo che vivrete un po' meno con quell'ansia che abbiamo ogni giorno dello stare in guardia da ogni novità che arriva, dalle leggi dello Stato che potrebbe darci un'ulteriore legnata dopo tutte quelle che ci hanno dato in questi anni, e far percepire il cambiamento, la nostra sfida. Io ve ne prego, noi dobbiamo metterci in testa questo: far percepire il cambiamento, non raccontarlo per forza, farlo percepire. Se gli italiani lo percepiranno, allora saremo stati il governo del cambiamento che abbiamo definito. Poi, questo è un governo sicuramente inaspettato, però posso dirvi una cosa: io sono orgoglioso del fatto che sia un governo votato, non c'è un solo voltagabbana in questa maggioranza, non c'è un solo cambio di casacca, non c'è una sola persona che ha tradito il mandato elettorale passando da gruppo in gruppo. E questo è importante, eh? È importante avere due forze politiche che hanno sottoscritto un contratto. Pure sulla cosa del contratto, quante critiche che ci siamo presi, quante critiche ci siamo presi su quel contratto. Non va mai bene niente, eh? Ce la metti dentro la tab, non va bene, non ce la metti, non va bene, va bene. Questo contratto, io l'ho detto in quei giorni in cui lo stavamo facendo, dicevo sempre, non mi interessa se diventerò o meno Presidente del Consiglio, mi interessa portare al governo il nostro vero leader, che è il programma elettorale. E nel contratto ci sono le nostre 5 stelle, tra cui l'acqua pubblica. Le commissioni partono lunedì, si metteranno a lavorare sull'acqua pubblica. Io non so se, cioè, non so se è chiaro questo concetto, e chi ci sta qui dentro da 10 anni sa che cosa significa. Ci sono i 20 punti del nostro programma, i 20 punti per la qualità della vita degli italiani che abbiamo portato avanti in tutta la campagna, sono entrati tutti. C'è la ridiscussione totale della TAV Torino-Lione, non perché siamo contro il treno o contro la TAV, ma perché è arrivato il momento di dire che in Italia si sono fatte opere per spendere soldi, non si sono spesi soldi per fare opere. E quindi è il momento di andare a vedere dove si sono fatte opere per spendere soldi e riorganizzare. E poi ci sono la grande sfida delle leggi anticorruzione. Io non sono uno di quelli che pensa che si debba intervenire con le leggi su ogni cosa.
Il primo punto dei 20 punti di questa campagna era 400 leggi da abolire e spero di riunire il prima possibile i rappresentanti dell'artigianato, delle imprese, dei commercianti, degli ambulanti. Ci dobbiamo mettere insieme intorno a un tavolo e dirci: tutte le leggi che non servono più le eliminiamo, così da dare respiro a tutti quelli che oggi stanno seguendo quella roba. Però dobbiamo cambiare un po' di cose nella corruzione. Io non dimenticherò mai tutte le volte che sono stato vicepresidente della Camera nella scorsa legislatura negli Stati Uniti. E ogni volta mi dicevano: ma voi avete un livello di corruzione molto alto. Io dicevo: sì, infatti bisognerebbe aumentare le pene per i corrotti, bisognerebbe farli andare in galera. Dicevano: vabbè, questo è bellissimo, fatelo, però prima lo dovete prendere il corrotto, sennò potete dargli pure l'ergastolo, non lo manderete mai in galera. E io dicevo: sì, infatti le forze di polizia ce la mettono tutto, ma voi come fate? Perché di certo non si può dire che sia un paese super corrotto, no? Negli Stati Uniti, con tutti i problemi che ci sono al finanziamento privato alle forze politiche, però non è corruzione, è tutto legiferato e trasparente. Ora, il punto lì è che loro mi rispondevano: noi facciamo una cosa molto semplice, quando si insedia un sindaco o si insedia il governatore di uno stato, noi prendiamo un agente sotto copertura, lo mandiamo con una bustarella da quello e diventa un agente provocatore. Se il sindaco prende la bustarella è un corrotto, se non la prende ci annotiamo che è una persona onesta. Voi direte: ma quanti poliziotti servono in Italia per fare sta roba? È la stessa domanda che ho fatto io a loro e loro mi hanno risposto: ma non serve un esercito di poliziotti, basta che la prima settimana che lo fai ne dai notizie, poi tutti avranno paura di prendere una bustarella perché non sapranno più se è un agente sotto copertura o un corruttore veramente. Questa roba qua è dentro al contratto di governo insieme al DASPO per i corrotti, che significa che se vieni preso con le mani nella marmellata, tu le mani sulla cosa pubblica non ce le metti mai più, che tu sia un politico, che tu sia un imprenditore, che tu sia un funzionario pubblico. La storia dei sondaggi, che ogni tanto mi mandate anche perché ho anche l'email, quindi qualcuno la trova, me le manda e così via. Ragazzi, qui c'è una cosa da fare se vogliamo veramente pensare al consenso. È ricordarci perché è nato il movimento. Il movimento è nato per restituire ai cittadini le chiavi dei palazzi del potere, non per impadronirsene. Anche qui ad Imola noi stiamo eleggendo un sindaco e spero che voi domenica possiate eleggerla come sindaco della vostra città. Io ve lo auguro, perché Manuela San Giorgio merita tutto il nostro sostegno. Ma lo stiamo facendo per restituirvi le chiavi di questa città, che non è retorica, si chiamano strumenti di democrazia diretta e partecipata. Voi prima avete ascoltato, immagino, Riccardo Fraccaro. Riccardo Fraccaro è il primo ministro della storia, credo di tutto il mondo, ad essere ministro per la democrazia diretta. Qualcuno l'altro giorno, con un editoriale, io non leggo, però poi me li mandate, quindi me li leggo quando me li mandate. Non leggo gli editoriali, leggo pochissimo i giornali, ve lo devo dire, ma per una questione di salute personale, perché sennò la mattina io mi arrabbio e poi passo la giornata arrabbiato. Invece devo essere ottimista, perché c'è tanto da fare e da risolvere. Bene. Quando abbiamo individuato il ministro per la democrazia diretta, alcuni editoriali dicevano: Fraccaro, il ministro che nega se stesso. Perché? Perché qui si vede sempre in contrapposizione la democrazia diretta con la democrazia rappresentativa. Ora, io sono l'ultimo che può fare lezioni di diritto, per carità, però noi siamo nati con l'obiettivo non di entrare dentro e dire: vai tu avanti e risolvi i miei problemi. Noi siamo nati per entrare dentro e approvare degli strumenti che consentano ai cittadini di incidere sulla vita pubblica senza dover più pregare un onorevole, un consigliere comunale, un consigliere regionale, ma con strumenti diretti. Poi se li vogliono utilizzare, li utilizzano, se non li vogliono utilizzare, problemi loro. Bene, una cosa semplicissima abbiamo messo nel contratto, che se solo si fa quella cambia l'atteggiamento della politica nei vostri confronti: togliere il quorum ai referendum. Perché? Perché in questi anni chi è che decideva sui referendum? Chi se ne stava a casa? Tant'è vero la politica diceva: andate al mare. E invece chi andava a votare a volte non riusciva a decidere perché non si era raggiunto il quorum. E ci riempivano di sensi di colpa. Evidentemente i cittadini hanno deciso che quella cosa non era importante. No, perché se non c'è informazione, se non c'è comunicazione, se lo nascondi il referendum e poi quelli che lo sanno gli dici pure vai al mare, alla fine stai soltanto giocando sporco per sabotarlo. D'ora in poi
non appena avremo approvato questo provvedimento, in Italia un referendum. Lo vince chi è andato a votare, per il no o per il sì, ma chi è andato a votare. Lo perde sempre chi se n'è stato a casa. Così cominceremo a rivedere il concetto anche di partecipazione. A questo aggiungiamo un'altra piccola cosa, piccolissima. Che invece di andare a votare solo per i referendum che cancellano una legge, andiamo a votare anche per i referendum che approvano una legge. Voi direte, ma c'è la legge iniziativa popolare. Quella è un'iniziativa che tu mandi al Parlamento e poi il Parlamento la deve approvare. Ora, immaginate invece che un cittadino di Imola si faccia scrivere una legge da degli specialisti del diritto, poi raccoglie 500.000 firme in tutta Italia e indice un referendum su quella legge. Se vince il sì, quella legge diventa legge. Se vince il no, ha perso il referendum. Non c'è più bisogno del passaggio parlamentare. Voi direte, ma ci espone a un rischio enorme. Ma no, perché devi raggiungere comunque 500.000 firme in tutta Italia. Non è che ognuno si può svegliare la mattina e dire che vuole far approvare una legge qualsiasi. Queste sono le chiavi che vi restituiremo. Io spero di farcela, perché è alla base di tutto. Dopodiché, anche io, Luigi Di Maio, me ne torno a casa e quando qualcosa non mi andrà bene in Italia, potrò, con gli strumenti che abbiamo dotato, di cui abbiamo dotato tutti i cittadini, incidere sulle scelte politiche. E vedrete come cambia l'atteggiamento della politica, perché per la paura che si indica un referendum su quella legge, magari si muoveranno e cominceranno a farle direttamente loro. È quello che è successo tante volte per le paure dei referendum, si abolivano le leggi, che poi si è fatta quella cosa sui voucher, che prima si utilizzavano per ogni cosa, ora sono proprio scomparsi perché c'era la paura di perdere un altro referendum in 6 mesi e quindi nessuno ha neanche la possibilità di utilizzarlo per la motivazione per cui era nata, quindi i lavori domestici, quei piccoli lavori che ti servivano per pagare ad ore. È sempre stato così in questi anni, perché si è sempre avuto paura delle persone e negli ultimi anni ogni volta che provavano a consultare i cittadini venivano mandati a casa. L'avete sempre fatti cadere voi i governi, o li avete mandati a casa alle elezioni politiche o avete votato in dei referendum e li avete fatti saltare. Io non voglio tediarvi ulteriormente, voglio dirvi solo di starci vicini, perché noi abbiamo bisogno di tanta forza, lo dico a tante persone che si sono prese la briga di venire qui stasera a sostenerci. Sosteneteci, perché il gioco che si farà anche all'interno di questo governo è mettere una forza politica contro un'altra, e invece l'unione di queste due forze politiche non è che permetterà di realizzare cose che non sapete. Noi potremo realizzare solo le cose che sono nel contratto, che hanno votato il 94% dei nostri iscritti e che quindi è stato firmato da voi. Noi adesso in ogni commissione da lunedì, perché sono stati eletti i presidenti di commissione ieri, prenderemo tutto quello che c'è nel contratto, lo tradurremo in proposte di legge e ci metteremo a lavorare. L'unione di queste due forze politiche, me lo dicono tutti, se fate solo un terzo di quello che c'è scritto là dentro avete già cambiato l'Italia. No, noi vogliamo fare tutto. E tutto quello che non c'è, tutto quello che non c'è lì dentro, tutto quello che non c'è lì dentro fa parte di dichiarazioni personali. Noi le faremo, gli altri le faranno, ma non dovete perdere tempo dietro alle dichiarazioni personali. Voi ci dovete incalzare nel realizzare le cose che sono nero su bianco in quel contratto e che vi possono cambiare la vita, altrimenti faremo l'errore di tutti questi anni in cui si inseguivano le dichiarazioni e non i fatti, e voi passavate il tempo a commentare le dichiarazioni e a non esigere i fatti dalla politica. È questo che dobbiamo tenere ben presente, altrimenti cadremo nel tranello degli ultimi 30 anni. E allora non sarà stata Terza Repubblica, magari non sarà stata neanche la Seconda. Prima sono stato ad Avellino, sto venendo da Avellino per venire qui, e ad Avellino, vedo gente di Avellino, dove anche lì andiamo al ballottaggio con Vincenzo Ciampi, ho detto chiaramente, Avellino ha un vantaggio, che può passare direttamente dalla Prima alla Terza Repubblica, perché non l'ha mai abbandonata con tutti i De Mita e tutti quei personaggi che orbitavano intorno a quella provincia. Anche qui, voi domenica potete passare direttamente alla Terza Repubblica, perché qui non si è visto neanche il passaggio dalla Prima alla Seconda. Quelli che c'erano prima hanno continuato a governarvi anche dopo. Adesso abbiamo la grande occasione di metterci al lavoro. E sappiate una cosa, che Emanuela avrà da parte di questo governo tutto il sostegno possibile. Ma non lo avrà perché è un sindaco del Movimento 5 Stelle, ma perché è un sindaco. In tutti questi anni, se voi andate a parlare anche con i sindaci delle forze politiche che stavano al governo, vi diranno tutti che sono sempre stati abbandonati, nella migliore delle ipotesi, dal governo, o
sono stati addirittura vessati dal governo centrale. Gli tagliavano i fondi per il welfare, gli tagliavano i fondi per le strade, per le manutenzioni pubbliche. Noi vogliamo stare dalla parte degli amministratori locali, anche perché è inimmaginabile governare un paese così grande da Roma. Il vero governo lo fa il territorio. Tu devi mettere in condizione gli enti pubblici di spendere correttamente e onestamente i soldi delle vostre tasse, ma gli enti locali conoscono il territorio. Io non conosco da Roma tutti i problemi di questo territorio, e sono addirittura di Napoli, ma so che se affido gli strumenti al sindaco per fare le cose buone su questo territorio e per prendersi le responsabilità quando invece vuole fare cose, non in questo caso, cattive, allora svoltiamo, perché ogni comunità si mette al lavoro, ogni comunità riesce a cambiare le cose. E questa è una cosa che dico a tutti i sindaci italiani: noi saremo dalla vostra parte, forse per la prima volta dopo tanti anni, con tutte le difficoltà del caso, quelle difficoltà per cui vi chiedo una mano di sostegno e soprattutto di incoraggiamento. Grazie a tutti, buonasera. Canzone finale, un intrattenimento per insomma, per stare insieme ancora un po'. Allora, ciao a tutti, ciao a tutti, grazie di essere qua, grazie a tutti quanti voi di essere qua, mi raccomando, grazie. La mano troppo presa dall'impeto, da questa enfasi, si è scordato di dirvi che lui è il nostro grande amico Davide Lazzarini. E adesso con tutta quanta la squadra dei nostri fantastici consiglieri c'è un pezzo. Manu, rimani qui. Tu devi rimanere assolutamente qua. Tu devi essere sopra la nostra squadra dei candidati consiglieri. Quello che potremmo fare noi e voi, senza dar retta a nessuno, però pensando ad ognuno, quello che potremmo fare noi e voi, non si può neanche credere. Quello che potremmo fare noi e voi, però concretamente, pensando a tutta la gente, quello che potremmo fare noi e voi, non si può neanche immaginare. Sai che ho pensato sempre, Imola del presente, che non sei mai stata mia. Ve lo ricordo sempre, l'hanno portata a niente, e ora che vanno via. Noi e voi, noi e voi, liberi di decidere. Sono a votare. Grazie a tutti di essere stati con noi. Grazie.
Forza! Diavolo! Ministro! Ministro, Lazzaletto, non dato! Come è vero, ma io sono contento.